Benvenuti su Teleregione Live, questo è TG Live, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica della rete. Vado subito a presentare il nostro ospite di oggi che è Andrea Biancareddu, benvenuto a TG Live, speciale TG Live, assessore regionale alla pubblica istruzione, cultura, spettacolo, sport, insomma le mansioni sono tante e cercheremo di abbracciare insomma con i quesiti, con le domande, tutte le varie dimensioni del suo assessorato, oltre tutto è anche coordinatore regionale dell'UDC appunto in Sardegna. Questa postilla è molto importante perché partirei dall'argomento di queste ore e che terrà banco per le prossime settimane, i prossimi mesi, cioè quello delle elezioni regionali. C'è stata la visita di Lorenzo Cesa, che è segretario nazionale dell'UDC, che ha fatto due cose. Una, che secondo me per lei sicuramente era scontata e per molti, cioè ha confermato quella che è la sua leadership dell'UDC a livello regionale, e poi un'altra cosa molto importante, cioè quella del sostegno alla candidatura di Christian Solinas, quindi alla riconferma di Christian Solinas per i prossimi 5 anni. Vorrei che facessimo un breve passaggio su questo e parlassimo di questo. Grazie. Grazie, un cordiale saluto a tutti i telespettatori. È stata una giornata, quella con Cesa, piena di impegni, perché oltre alla mia riconferma, che io davo per scontata, anche senza voler insomma essere sicuro della mia vita di niente, ma abbiamo fatto anche amministrazione, perché abbiamo avuto un confronto sia nel mondo dello sport con il presidente del CONI, con il presidente della FIGC, con il presidente regionale dell'Atletica Leggera, con i miei dirigenti, abbiamo parlato di dimensionamento scolastico, abbiamo parlato di problematiche della cultura, e lui se ne farà carico a Roma in quanto parlamentare. Abbiamo parlato anche della situazione del partito, che è un partito storico, è un partito di cui ho preso il testimone succedendo al mio caro amico e maestro Giorgio Oppi, un'eredità sicuramente pesante e difficile che mi ha impegnato perché dover fare il coordinatore, l'assessore e anche il padre di famiglia è impegnativo, però insomma ce la stiamo mettendo tutta. Credo che il segretario nazionale abbia confermato il nostro sostegno a Christian, che non poteva essere diversamente. Io sono assessore in carica, ci mancherebbe che si vada dal presidente a dire insomma che non ci fa più niente. È chiaro, poi, per essere sinceri, che ci sono dei tavoli romani che ancora stanno decidendo, che i tavoli speriamo che poi diventino regionali e che si faccia alla svelta, perché il tempo stringe e non vorremmo arrivare troppo lungo. Ecco, si è parlato di metà novembre nella scelta del candidato, è auspicabile che i tempi siano questi, perché poi insomma la campagna elettorale preme. Esaurito questo aspetto che è importante, abbiamo detto che il suo assessorato è estremamente composito, ci sono varie dimensioni. Io credo che sia un assessorato tra i più importanti, sia per queste varie dimensioni, sia perché entra tecnicamente nella vita e negli aspetti importanti per l'isola, penso alla cultura, penso alla pubblica istruzione. Parleremo di tante cose fatte, di tanti soldi messi sul piatto dal suo assessorato in questi quasi 5 anni di governo. Parto da un tema di strettissima attualità, quello del dimensionamento scolastico. Si è scritto e si è letto tanto in queste settimane circa la possibilità che venissero soppresse delle autonomie scolastiche. Lei ha difeso a spada tratta il suo lavoro e anche l'autonomia, giustamente, della Sardegna, che ricordiamolo, oltre il principio di insularità, è una regione a statuto speciale e sconta purtroppo dei deficit strutturali come quelli della scarsa popolazione. Ci dica un po' lei come è stato difeso questa specificità sarda. Allora, tanto io mi posso considerare non l'assessore dei record ma dei primati, perché adesso vi darò dei dati che prima la regione sarda non aveva. Intanto, proprio in termini di pubblica istruzione, noi siamo la sesta regione in Italia, e non lo siamo in termini di PIL sicuramente, che investe pro capite sulla pubblica istruzione. Ora io brevemente vi elencherò dove arriviamo. Intanto io sono diventato assessore nel 2019, se dovessimo prendere per esempio l'edilizia scolastica, che è importante perché il benessere acustico, termico,
i colori di un'aula fanno parte dell'educazione, no? Alcuni pedagogisti dicono che la scuola sia il terzo educatore, per cui mandare un bambino, un ragazzo in una scuola decente, magari non fredda, lo aiuta a rimanere a scuola, e anche questo è lotta contro la dispersione scolastica. Certo. Ebbene, noi, compreso il Covid e lavorando durante il Covid nei corridoi per non essere a contatto, abbiamo investito la bellezza, già deliberati e già impegnati, di 400 milioni di euro. Non c'è un centro, un paese dove non ci sia un cantiere, e sfido chiunque a dirmi se sto sbagliando, dove non ci sia un'opera pubblica che riguarda una scuola. In certi paesi ce ne sarà 20, in certi ce ne sarà una perché c'è una scuola, ma stiamo intervenendo in tutti i sensi. Abbiamo trovato una scuola che mediamente era costruita negli anni 50, quindi c'era un grande bisogno, alcune di riammodernarle, ma altre di ricostruirle da capo. Quindi, se parlassi di Gallura, a Olbia ci sarà un grande intervento, ce ne sarà a Tempio, ma tutti i paesi della Gallura sono stati beneficiari almeno di un intervento di ristrutturazione. Ecco, la Gallura è stata veramente al centro di questa grande opera, la definirei storica, di infrastrutturazione a livello scolastico. I soldi che sono arrivati in questi 5 anni in Gallura forse non sono arrivati negli ultimi 15 anni, e sono dati. Investire in questo significa anche dare lavoro ai progettisti, dare lavoro alle imprese, dare lavoro agli idraulici, quindi c'è anche l'indotto, che non riguarda sicuramente la pubblica istruzione, ma riguarda il lavoro pubblico, ma questo è estremamente positivo, perché poi sta investendo sui nostri ragazzi, sta investendo sull'ambiente dove vanno i nostri ragazzi, in sicurezza, in efficienza e anche in risparmio energetico. Quindi di questo io sono tanto soddisfatto, e credo che me ne stiano dando atto anche gli utenti. Per quanto riguarda invece il dimensionamento, io in 4 anni e mezzo non ho, posso usare un termine generico, chiuso nessun punto di erogazione e nessuna autonomia scolastica. Nonostante, attenzione, la popolazione scolastica sia diminuita da 212.000 alunni a 282.000, quindi circa 4.000 alunni in meno all'anno. E voi sapete che, siccome una scuola si regge anche sul numero degli studenti, è stato molto difficile. Io ho ottenuto, a nome di tutti gli assessori italiani, avevo io la delega per trattare col ministro, allora era Azzolina, la deroga a portare da 500 a 300, diciamo, il numero legale, perché un'autonomia scolastica potesse essere mantenuta. Attenzione di nuovo, non confondiamo l'autonomia scolastica, cioè il preside e gli uffici, col punto di erogazione, che è la scuola che intendiamo noi, dove il nostro figlio va a fare lezioni. Questi non verranno toccati assolutamente neanche quest'anno, dovrebbero veramente passare sul mio cadavere, e ripeto, il punto di erogazione, quindi il punto dove i nostri figli vanno a scuola, di questi non se ne tocca mancuno, nonostante i 30.000 alunni in meno. Può succedere solo che, poiché lo Stato, che ha competenza primaria in termini di organizzazione, certo, e anche sul pagamento in termini di stipendio, quindi dei presidi, che un preside sia destinato a avere una platea di alunni, sì, più grande. Sì. Questo, cosa che già tra l'altro accade. Perché se noi contiamo che oggi, mentre io vi parlo, abbiamo 270 autonomie e 220 dirigenti, certo, vuol dire che in 50 autonomie ci va, sì, in reggenza già un altro preside. Se questo noi lo trasformiamo in una cosa a regime, non cambia niente, sì, anzi, poi ce ne danno 228, quindi ne abbiamo 8 in più. Da un punto di vista poi strettamente operativo, diciamo che niente, nel momento in cui c'è omogeneità tra gli istituti, parte più può migliorare. L'unica cosa che cambia è che, essendo a 3 mesi della campagna elettorale, qualcuno, non capendo o facendo finta di non capire, confonde il punto di erogazione, okay, scolastica col punto in cui si trova questo il preside. Questo è un aspetto importante. Quindi diciamo intanto le cose vere. Sulle cose vere possiamo chiacchierare. Quindi poca campagna elettorale e tanta sostanza. Perfetto. Volevo ricordare tra l'altro che sulla questione dell'edilizia scolastica la Regione Sarda è stata una di quelle, nello specifico, dove è riuscita a intercettare anche più fondi europei, cioè uno di quei settori dove i fondi europei sono stati intercettati e si riesce a spenderli. Non c'è dubbio, noi abbiamo un'unità di progettazione dedicata che fa solo edilizia scolastica. Sono riuscito a portarla sotto la direzione della pubblica istruzione, quindi alle mie dirette dipendenze.
Io credo di essere, ho tanti difetti, ma sono uno molto pragmatico, sono contento quando le opere si fanno, quando i soldi si spendono, e siccome i soldi ne avevamo tanti, li abbiamo spesi tutti, quindi in quella materia avrete sentito parlare di avanzo di amministrazione, l'avanzo di amministrazione è zero, quindi più soldi ci danno e più ne spendiamo. Aggiungo, l'altro giorno ho avuto un incontro singolo, io e il Ministro. Il Ministro ha preso atto, ha fatto i complimenti per questa come dire, operatività e ha detto che ci darà altri soldi che faranno parte sia dell'Agenda Sud e sia del PNR, che utilizzeremo sia per la continuare per l'edilizia, ma anche per la didattica, quindi avremo soldi per, come stiamo facendo ora, per fare laboratori extracurriculari, quindi per impegnare i ragazzi anche dopo, per farli recuperare le materie base come l'italiano e la matematica, ma la Regione, e non lo Stato, ha stanziato altri 200.000 euro, che diventeranno quasi un milione, per insegnare l'inglese ai ragazzi che non possono permettersi di andare a scuola privata, perché molti se lo possono permettere, grazie a Dio, e vanno, ma per consentire a tutti di avere un supporto ulteriore rispetto alle ore curriculari, che a volte non bastano, e per avere un livello di apprendimento d'inglese più avanzato. Ora, se non si conosce l'inglese, caro direttore, non si va da nessuna parte, non ti assumono neanche. Sì, sì, è vero. Quindi questo è un... una dimostrazione che l'assessore tiene tanto a portare anche i ragazzi non abbienti, famosi, capaci e meritevoli della Costituzione, a raggiungere i livelli più alti dello studio con l'aiuto della Regione e dello Stato. Questo Perfetto. È il principio di eguaglianza. Perfetto. Tra l'altro sono recentissimi gli ultimi dati Istat che non scoprono niente di nuovo sulla crisi demografica della Sardegna. Siamo l'ultima regione ormai da tanto tempo per numero di figli per nucleo familiare, 0,94, quindi sotto un figlio per ogni nucleo familiare, quindi spopolamento. E quindi il messaggio della salvaguardia appunto degli istituti, dei punti scolastici, rappresenta secondo me anche un modello per il resto. Cioè è chiaro che davanti allo spopolamento, davanti alla crisi demografica, davanti a un aumento della povertà, le ACLI hanno denunciato il 20% della popolazione sarda in stato di povertà, il mantenimento dei servizi essenziali anche nei cosiddetti territori periferici diventa fondamentale. Certo, e questo abbiamo fatto e faremo, questo non è che è una promessa, questo è un dato di fatto, l'abbiamo fatto per 4 anni e mezzo e lo faremo anche per i rimanenti anni, con l'accordo registrato e sottoscritto del Ministro. Quindi noi di punti di erogazione, sentite bene, i punti di erogazione sono quelli dove vanno i bambini e i ragazzi a studiare, non ne chiudiamo mancuno, a meno che veramente non ci sia più manco un ragazzo, che quindi non, certo, ma non c'è nessuna a quei livelli erogazione, ancora non ci non siamo c'è. Lì andremo in deroga per mantenere l'esistente. Questo aspetto qua, cioè della crisi demografica, comunque dei territori diciamo non centrali, che poi in Sardegna per territori centrali forse si può intendere Cagliari, Sassari, in parte Olbia, ma diciamo che tutto diventa periferia se guardiamo la consistenza demografica. Il problema si è posto ovviamente anche per la sanità. La questione sanitaria è enorme, però io mi concentrerei su un aspetto fondamentale, perché lei di Tempio ha condotto battaglie storiche, anche recentissime, per difendere il presidio sanitario del Paolo Dettori, cioè dell'ospedale di Tempio. Le tematiche vanno oltre la Sardegna, ovviamente ci sono tanti aspetti, la carenza di medici, la carenza dei servizi, la difficoltà di garantire economicamente una sanità all'altezza davanti a una spesa sanitaria che è ingente, però è chiaro che la difesa di presidi come quello di Tempio diventano fondamentali per garantire la salute, che è la cosa fondamentale, credo, insieme alla giustizia, una giustizia giusta e celere per i cittadini. Allora, guardi, se vogliamo, come dobbiamo, parlare seriamente e non fare populismo e neanche strumentalizzare le disgrazie della sanità per carpire simpatie, c'è un errore che abbiamo, centrodestra, hanno, centrosinistra, se siamo seri, compiuto negli ultimi 30 anni. Chi era preposto a gestire la sanità negli ultimi 30 anni non ha fatto come un titolare di azienda. Se io ho una fabbrica con 300 dipendenti e 200 hanno già 55-60 anni, mi devo mettere il problema di come fare a tenere aperta l'azienda fra 10 anni. Se io mi dimentico di questo,
tutti questi arrivano alla pensione e contemporaneamente, e torniamo alla sanità, introduco il numero chiuso per cui vanno via i 1000 ed entrano in 400 e ogni anno se ne perde 600, si arriva al punto in cui siamo ora. Quindi questo è dire la verità. Dire la verità non vuol dire che stiamo risolvendo il problema, vuol dire che in questi anni, anche nella difficoltà, soprattutto nell'ospedale di Tempio, c'è stato qualcuno che, non dormendo di notte, facendo le fiaccolate, portando l'assessore dal prefetto, andando a fare il pellegrino in tutta la Sardegna quando ero sindaco e ora prendendo la parola sulla sanità pur essendo assessore della pubblica istruzione, stiamo cercando di salvare il salvabile, altrimenti l'ospedale di Tempio sarebbe stato chiuso, cioè non se ne parlava più. Io sfido se c'è qualcuno di Tempio in Gallura che abbia fatto più di quanto ho fatto io per l'ospedale. Naturalmente non sono riuscito a fare tutto, perché sarei santo come mi hanno messo in quel posto, no? Con l'aureola, perché abbiamo finanziato la chiesa di San Pietro, ecco. Però le persone oneste, oneste intellettualmente, e comprensive, che sanno che nelle difficoltà non si possono risolvere totalmente, soprattutto da parte di uno che non ha quella delega specifica, ma che lo fa come applicato, come assessore supplente, come assessore di tutto in certe materie, perché quando tu sei assessore in una certa zona e ci sei solo tu, certo, ti devi occupare dei trasporti, di lavori pubblici, di chiese, di pubblica istruzione, di sport, di cinema. Tirando per la giacchetta qualche assessore. Tirando per la giacchetta, come è successo. O il direttore generale. Questo atto aziendale che abbiamo approvato a febbraio e che ora io senza pietà chiederò al direttore generale che lo metta in esecuzione. Adesso avremo un incontro anche con l'assessore e con lui per vedere punto per punto cosa si è messo in essere, cosa no e di quello che manca quando si farà. Perché se esiste un atto aziendale di questo genere che magari pochi hanno visto, lo si deve alle mie telefonate del 28-29 dicembre all'ora di cena, mentre magari la maggior parte di quelli che scrivono su Facebook mangiavano legittimamente il panettone, io stavo trattando la presenza di alcune strutture, vedi l'oculistica, vedi la terapia intensiva, vedi la struttura complessa di anestesia e rianimazione, esatto, vedi la struttura complessa che erano state smantellate. Completamente smantellate. Quando io sono entrato a Tempio, tornato in regione nel 2019, il pronto soccorso di Tempio non esisteva, non è che era chiuso. Sì, sì. C'erano tre medici che però non sapevano cosa dovevano fare perché i miei predecessori l'avevano cancellato. Ora non ci sono medici, ma ci sono i termini per poterlo ricostruire, perché si può bandire il concorso per trovare il primario o il facente funzione primario. Certo, perché se esiste la struttura, semplice, poi inizia la ricerca. Inoltre, dei medici. Abbiamo rimesso la medicina trasfusionale, che devono aprire, quindi si andrà a donare il sangue, non più nella roulotte, con tutto il rispetto per la roulotte, ma ci sarà un medico per cui tre volte alla settimana si può donare il sangue. No, io ero presente quando fu presentata la prima bozza dell'atto aziendale e sembrava che l'ospedale di Tempio fosse destinato solamente ai vecchi, cioè alla geriatria. E invece i servizi sono stati mantenuti. Adesso, tra l'altro, chissà chi l'ha pensato, si acquista la risonanza magnetica. Chi l'ha fatta? Chi è che ha anni che c'ha in mente? Forse da figlio del radiologo. Sempre Andrea Biancariddu. È una risonanza magnetica. Sa quanto aiuta in certo, tutta la fondamentale, fondamentale. Perché ormai la risonanza magnetica è un esame di routine per fare prevenzione. Sì, fondamentale. Se noi non facciamo prevenzione, aspettiamo che la gente abbia la malattia acuta quando non ce la facciamo più a curarla. A parte che dobbiamo ricoverare per due mesi senza sapere come va a finire. No, aggiungo che con la medicina difensiva, cioè col fatto che vengono prescritti sempre più esami, da questo punto di vista, se non ce l'hai, il rischio sono le liste d'attesa. Il fatto che a Tempio abbiano ripreso a operare in chirurgia, anche per fare chirurgia di bassa intensità, perché quella si deve fare a Tempio, certo, anche per aiutare gli altri ospedali, ma la chirurgia di bassa intensità vuol dire il 70% delle patologie, le ernie, le appendiciti, certo, le varie cose, altre cose, io non sono medico, ma e quindi quella è un'altra cosa. Se adesso inizieranno, perché è scritto, e sono in acquisto le apparecchiature, a fare anche la cataratta, che sembra così, è un'operazione semplice, ma è invalidante, uno che ha la cataratta diventa cieco. Ed è ora un tempiese, un agese, un carangianese
Anche un Olbiese forse, perché non c'è manco là. Esatto, neanche deve lui. Aspettare che a Uzieri piuttosto che a Cagliari gli trovino il posto, e invece si possono fare a tempio, senza bisogno dell'anestesista, perché si fanno in sedazione. Con laser, eccetera. Con laser, con anestesia locale, sì. E poi, mantenere la radiologia struttura complessa, mantenere la chirurgia struttura complessa, mantenere l'ortopedia struttura complessa, che grazie a Dio funziona. Da poco ci è successo un problema di due che sono andati via, due tecnici della radiologia, ora li stanno rimpiazzando anche grazie al mio intervento, sempre da assessore allo sport, io penso anche ai tecnici della radiologia, però non mi dispiace, mio padre era medico radiologo, quindi insomma io non voglio che la gente mi ringrazi, ma almeno che non mi dica che mi sto addormentando e che sto pensando ad altro. Certo. Se fossi riuscito a fare tutto quello che ho tentato di fare, l'ospedale di Tempio sicuramente starebbe anche meglio. Un'altra cosa che abbiamo fatto, non avete sentito parlare di medici a gettone che guadagnano un sacco, eccetera. Ora, con l'approvazione del collegato, e siccome Tempio è zona disagiata, verranno pagati di più anche i medici che c'erano già, i medici, gli infermieri, gli OS, tutti quelli che lavorano avranno un incentivo maggiore. Perché non era giusto dire, siccome tu ci sei 20 anni guadagni sempre lo stesso, chi arriva per due giorni guadagna il triplo. Certo. Quindi stiamo cercando di portare un po' più in alto i livelli di chi, e li ringrazio tutti, ci ha consentito ancora di poterci curare. Perché se tutti si fossero fatti prendere dal panico e avessero un po' mollato o si fossero ammalati, allora diventa veramente tragico. Quindi è grazie a questi volontari, semi-volontari, che ora vanno incentivati, se noi possiamo andare avanti. La regione investe tanto in sanità, Sì, non ci dimentichiamo che il Covid ci ha messo a dura prova. Più della metà del bilancio che io vado ad approvare in regione è sanità, perché qualcuno prima di me ha pensato di dovercelo caricare. Esatto. E abbiamo visto quali sono le conseguenze. Intorno al 55%. Perché una cosa è gestire la sanità, una cosa è pagarla. Se tu la paghi, te la gestisci, ma nei momenti di emergenza devi attingere al bilancio regionale. Certo. E la regione, come sanno i telespettatori, non è come lo Stato che quando non ha soldi emette BTP. No, la regione deve prendere i soldi da un altro capitolo e spostarli in sanità. Quindi toglierli da qualche parte. Come fa il buon padre di famiglia? Non può indebitarsi emettendo titolo di credito. Esatto. Io passerei anche a un altro aspetto, quello dell'università. Non per parlare del numero chiuso a cui abbiamo accennato e speriamo si ponga, diciamo, soluzione. Io ricordo che medicina, secondo me, era perché anche si considerava una facoltà d'elite. Quindi meno persone entravano, meglio era, ma è stato un errore storico clamoroso e i giorni di oggi lo confermo. Parliamo dell'università, però soprattutto dell'Università di Sassari, perché io non sono gallurese, però ho studiato a Sassari, a pieno di colleghi galluresi che arrivavano dalla Gallura per studiare a Sassari. Sta succedendo, siamo davanti, secondo me, a un fenomeno in realtà epocale per la Gallura, cioè il trasferimento di facoltà, cosa che in realtà era già in parte avvenuta con la facoltà di economia del turismo che già c'era, ma qua si parla di un piano complessivo con anche dipartimenti. Partiamo da Olbia, perché ci sarà appunto sia il settore ambientale nell'ex area SEP, sia il settore legato al settore tecnologico, appunto con l'Università di Sassari che sfrutterà la PTE del CIPNES, ma anche Tempio che avrà una facoltà molto importante di grande sviluppo che è legata alla viticoltura e alla enogastronomia, che sono settori trainanti dell'economia del territorio sardo. Guardi, noi abbiamo puntato molto sull'università, non solo per la parte didattica, ma anche per l'attrattività, sia a Sassari che a Cagliari, poi parleremo anche di Olbia, Alghero, Oristano e Nuoro, arrivano un sacco di stranieri, anche per studiare il sardo. Questa magari non lo sapete. Io non lo sapevo, ecco, per esempio. La popolazione sarda non si mantiene solo invitando tutti a fare figli, ma anche portando studenti che magari poi si trovano bene qua, restano qua. Cioè, nuovi nuclei familiari. Cioè, l'altro giorno io ho conosciuto un ragazzo di Amburgo, che era laureato in Germania, che era qua per fare un master per il sardo, perché gli interessava il sardo, lui anche la lingua sarda, che sembra che poi diventa gallurese, galluro, diventa tabarchino a Carloforte, diventa catalano ad Alghero. È una cosa che forse non sappiamo quanti sono gli appassionati in tutto il mondo, oltre ai circoli sardi, che la studiano.
perché è una lingua antica, la nostra è una terra antica, siamo l'unica terra dove esistono le nuraghe, ma adesso lasciamo perdere l'archeologia, parliamo di questo dell'attualità. Come le università diffuse, quindi le università che non sono Sassari e Cagliari, io ho voluto portare le università nel territorio, perché ho la mentalità, io l'avrei voluto fare anche con le scuole. Mia nonna era maestra e insegnava a Bonaita. Bonaita è una frazione di Agius. Sì. Quindi lei pensi che nel 1930 c'era la scuola aperta in una frazione di Agius e a momenti adesso la vogliono chiudere ad Agius Centro. Certo. Non succederà, perché anche là dovranno passare sul mio cadavere. E quindi avevo questa concezione romantica della scuola che va verso i ragazzi. Di prossimità. Di diciamo. Prossimità. Poi ne ho parlato, abbiamo fatto due calcoli, non si poteva fare. Sì. Con l'università sì, però, esatto. Perché c'è un ritorno economico, c'è un ritorno di location. E io sono arrivato che lo stanziamento era 3 milioni e mezzo per le università diffuse, ora siamo arrivati a 8 milioni e 2. E qui sono dati. Questa di Olbia è un'università in crescita, che va benissimo, e quindi volevo fare i complimenti a chi la gestisce, naturalmente assieme al rettore di Sassari, certo. Che sono in stretta sintonia. E quindi mi sembrava indelicato che Tempio non partecipasse a questa festa della cultura e della diversificazione, perché quando tu hai un'offerta formativa che spazia dall'architettura alla medicina, dalle lettere, filosofia all'enogastronomia, di cui parleremo adesso, ma non in termini ludici, in termini scientifici. Cioè noi abbiamo bisogno di gente che sia formata, e parlo anche di gente che può uscire dagli istituti alberghieri che abbiamo a Budone d'Arzachena, che poi si specializza a un livello molto alto, perché il target che ci chiedono è questo. Noi non abbiamo gente specializzata in enogastronomia che possa andare a fare il maître di prima in un hotel a 5 stelle, dove guadagnano più di un primario. Certo. E quindi noi dobbiamo mettere in condizione la gente di poter intanto dare un servizio al territorio, dare uno sbocco ulteriore, garantire che tutti trovino la loro specialistica adeguata, perché prima c'era solo giurisprudenza, medicina e qualche altra facoltà. Ora non c'è bisogno di andare fuori, le nostre università sono di primo ordine. Tra l'altro modellate sulla vocazione economica anche del territorio, perché certo. È ovvio che Tempio ha una grande tradizione vitivinicola, c'ha aziende importantissime, allora, lo stesso il territorio di Arzachena. La facoltà di Tempio, scienze e culture enogastronomica e tutela del marketing, quindi il marketing vuol dire promuovere tutto quello che noi abbiamo di enogastronomico e di culturale. Vendere, perché l'enogastronomia è cultura. Certo. Sapere come si fa la zuppa, come si arrostiscono le carni, una certa ricetta, fa parte della cultura. Quello è patrimonio immateriale. La cucina mediterranea è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Perché c'è il patrimonio materiale, la cosa più materiale è il nuraghe. Certo. C'è l'immateriale, che sono i canti, le tradizioni, le tutto leggende. Tutto ciò che fa parte della cultura, tutto che identifica che cultura, un territorio. Nel mondo. Perché l'UNESCO vuol però, dire mondo. Vuol dire nel mondo, quindi immagina che razza di potenziale abbiamo. Okay. E tanta gente viene qua per questo, sia per vedere le nostre bellezze, ma anche per degustare i nostri prodotti. Sull'università c'è un aspetto importante, secondo me, perché voi avete approvato i criteri di concessione dei contributi per il fitto a casa. E questo è un aspetto importante, perché quando si parla di istruzione superiore, quindi a livello universitario, spesso si devono affrontare le difficoltà delle famiglie, abbiamo parlato delle difficoltà economiche, della povertà, quindi il diritto allo studio significa che a chi non se lo può permettere, quindi con rigidi criteri, bisogna garantire la possibilità di studiare fuori anche, ovviamente, quindi vivere fuori. Questo è un aspetto che il vostro assessorato ha preso fortemente in considerazione. Questo che rientra sempre nel consentire a tutti di studiare, l'abbiamo fatto stanziando ora 3 milioni e 8, ma stanziamo diversi soldi sia per le borse di studio, sia per il fitto casa, sia finanziando gli IRSU per aumentare il numero di posti letto, perché un posto letto nella casa dello studente, che si chiama così, decente, moderna, eccetera, che va a costare sulle 200 euro, si può, 200 euro poi scala a seconda del reddito. Del reddito.
e consentire alla gente di poter andare a studiare. Il contributo fitto casa, nel senso che chi non va là, prende una camera, eccetera, ha il pagamento effettuato. Ora stiamo pensando, siccome parliamo di ISEE 14-15 mila euro, che sicuramente è basso, è chiaro che aumentando l'ISEE, come vorrei fare io, la platea diventa più certo, vasta. Però certo, non si può dire che uno che ha 22 mila euro di ISEE sia nelle condizioni di mantenere un figlio pienamente fuori. Certo. Quindi certo, se noi riusciamo, come riusciremo, a stanziare più soldi, aumentare questo limite in modo che la platea diventi più ampia e aiutare anche quelli che non sono, mi sia consentito, poveri poveri, ma certo, anche mediamente non benestanti, e anche questo è un principio di socialità. Magari io non sono povero, ma lo divento per mantenere uno o due figli all'università, il punto è anche questo. Mantenendo ovviamente i criteri del merito, cioè le borse di studio, cioè chi ovviamente quello ha diritto ad andare avanti. Poi abbiamo le borse di studio basate essenzialmente sul merito, che vanno bene, che è un aspetto fondamentale. Non bisogna penalizzare troppo neanche uno che ha 30.000 euro di reddito, però c'ha un figlio che dimostra di valere, bisogna premiare, altrimenti la meritocrazia non ci sarebbe più. Però ci vuole meritocrazia, un equilibrio e solidarietà. Un equilibrio, soprattutto quando i soldi non sono tanti. Ma e bisogna cercare. Diamo buoni libri, diamo borse di studio, diamo contributi per i viaggi. Sai cosa mi ha dato fastidio ultimamente? Questa questione che non so se decidano i presidi o il ministero di far cambiare i libri. Ah sì, beh, cioè, l'ho vissuto anch'io. Se uno ha tre figli e deve studiare la storia dell'antica Roma, sì, penso che non sia cambiata ora. Perché non se li possono trasferire? Quindi se noi limitiamo a un congruo lasso di tempo il mantenimento dei libri, certo, uno lo passa all'altro, uno lo presta all'altro, beh, e aiutiamo le famiglie. Come i vestiti, perché nelle se poi famiglie li paghiamo noi i libri, poi le case editrici le aiutiamo in altra maniera. Vero, verissimo, verissimo. Perché è giusto aiutare anche loro, ma le possiamo aiutare con i soldi delle famiglie che magari non ne hanno. Sì, sì. Si aiutano le case. Sottoscrivo. Anche perché spesso, cioè, per esempio, un libro di storia mi devono, se non ha un aggiornamento recente. No, ma la rivoluzione francese ha avuto qualche aggiornamento? No, nessun aggiornamento che mi risulti, pur con le difficoltà di Macron recenti. Abbiamo parlato di patrimonio immateriale dell'UNESCO, parlerei anche di patrimonio materiale, perché voi avete destinato 36 milioni per il finanziamento del progetto proprio per i nuraghi come patrimonio dell'UNESCO, e anche in questo caso la Gallura ha avuto, tutta la Sardegna ovviamente, ma in questo caso la Gallura ha visto valorizzare un patrimonio storico e archeologico che è una delle peculiarità di questo territorio, che forse in passato, questo lo dico io, non è stato valorizzato pienamente. Allora, invece questo, senza ombra di smentita, è il più grande intervento che la regione, da quando esiste la regione autonoma della Sardegna, ha fatto su un patrimonio che esiste da 4.000 anni, posso dire. Ecco. Chiaro che 2.000 anni fa non poteva intervenire la regione, no, poteva intervenire solo uno dei sette re di Roma. Però 36 milioni, perché 36 milioni? Perché la Sardegna, assieme alla Fondazione UNESCO e tutta una serie di soggetti che stanno concorrendo, ma la Regione come sempre è finanziatore, promotore, perché ci crede, stiamo entrando nella cosiddetta tentative list, sì, cioè abbiamo iniziato il percorso perché i nuraghe, che ripeto, io sono in Sardegna, sono qualcosa di strabiliante, perché alcuni sono veramente... Sì, sì. Diventare patrimonio dell'UNESCO vuol dire addirittura che letteralmente non è più patrimonio di nessuno, ma è patrimonio del mondo. Quindi sono talmente pregiati, talmente riconosciuti dal punto di vista culturale, materiale, che qualcuno ha parlato che se riuscissimo a fare questa operazione varrebbe 1 miliardo di PIL per l'isola, perché entriamo in circuiti dove solo il patrimonio dell'UNESCO entra. Qua ci sono una trentina di nuraghe. Tra questi, 4 sono stati scelti come nuraghe pilota per poter, ecco, lo dico oggi in questa televisione per la prima volta, il nuraghe maggiore di Tempio riceverà un finanziamento di oltre 3 milioni di euro. Non è mai successo Insomma, una bella cifra. Non è mai successo, quindi spero
che si facciano subito i progetti, perché va valorizzato l'intero compendio e avrà una ricaduta d'immagine assieme agli altri nuraghi. Io parlo delle nuraghe maggiori perché sì, ci andavo a giocare da bambino, quindi certo, ci sono legato, ma il patrimonio nuragico della Sardegna è immenso. Altra cosa, stiamo andando avanti anche con le Domo de Janas, e quindi se riusciamo in termini bilaterali a portare avanti tutti e due i progetti, abbiamo fatto un regalo a questo patrimonio che forse non era abbastanza valorizzato. Lo sa che da grande, quindi adesso mi sono accorto di quanto sia economicamente utile il patrimonio culturale. Ecco, le stavo per fare una domanda. Perché il patrimonio culturale è quello che ci fa fare i fatidici 12 mesi di turismo. Ecco, sì, andare a visitare i nuraghi maggiori piuttosto che una tomba dei giganti, piuttosto che un museo il 15 novembre, è più affascinante di andarci il 15 agosto. Sì. E dopo aver visitato il museo, il nuraghe e la Domo de Janas o la tomba dei giganti o quant'altro, e aversi guardato magari le bellezze dell'Imbara, non si sta meglio a tavola anche a novembre, mangiando un po' di zuppa gallurese? Mangiando zuppa gallurese decisamente. È un po' di cordula che noi chiamiamo Rivea. Quindi il turista che vuole fare turismo, ma vuole anche star bene, perché sta venendo per riposarsi, per curiosare, no? Dobbiamo offrirgli questo: cultura, cibo, buona aria, accoglienza. E questo rientra in un gran progetto che io chiamo rigenerazione culturale, che secondo me è quello più valido, perché il turismo non duri 3 mesi ma duri 12 mesi. Ecco, questo è un aspetto, cioè io penso che in passato ci sia stato un po' di autoreferenzialità relativamente alla cultura, no? Pensare che la cultura fosse soltanto una cosa nostra. Invece il marketing culturale, cioè vendere il prodotto cultura all'estero e poi usarlo per far arrivare i turisti, quindi come diceva lei, per far vivere l'isola tutto l'anno, rappresentano secondo lei una vera svolta anche per valorizzare il patrimonio culturale? Perché poi ci deve essere qualcuno che lo viene a vedere e che dice: i nuraghi in Svezia, chi non sa, i pochi che non sanno cosa sono, i molti non lo so, tipo, eccolo, questa è una cosa splendida e stupenda. Il patrimonio culturale va conosciuto, mantenuto, valorizzato e utilizzato. Noi eravamo alla fase della conoscenza sommaria, perché certe cose non sapevamo manco che esistessero, oppure lo sapevamo ma le consideravamo una specie di castello vecchio, di rudere, eccetera. Quindi tutta questa attività di recupero, di promozione, anche perché il turista straniero conosce il sito, perché magari è segnalato. Io ho trovato turisti sull'Imbara che conoscevano le strade meglio di me, non del tutto, comunque. Conoscevano le strade e conoscevano i siti. La tomba dei giganti, mi hanno chiesto informazioni, ma stavano andando là. Quindi se sono partiti che dovevano andare là, vuol dire che lo conoscevano. Sono molto evoluti e si documentano. Quindi vuol dire che c'è una predisposizione del turista per andare in quei siti. E se noi lo facciamo dormire, se noi gli diamo da mangiare e lui torna in Germania o in Norvegia o negli Stati Uniti e dice che ha visto delle belle cose, anche quella è promozione. Certo, posso dire che da questo punto di vista si sono fatti dei passi avanti. Siamo quasi in conclusione, ma non posso non chiudere o comunque non toccare anche l'argomento dello sport, sia perché qua siamo tutti tifosi, è un momento importante per lo sport sardo, incrociando le dita, perché poi ogni stagione c'è le sue peculiarità, il calcio è il Cagliari in Serie A, ma c'è la Torre e l'Olbia che stanno facendo soprattutto la Torre su un grande campionato, abbiamo la Dinamo Sassari, però abbiamo anche tante associazioni, realtà sportive che portano avanti lo sport è peculiare perché c'ha sia la competizione, però c'ha l'inclusione, il fatto di poter stare assieme, il fatto di vivere all'aria aperta, di fare attività sana. E voi avete, diciamo, la grande sfida, secondo me, di un assessorato è quella di raggiungere un equilibrio tra quello che, insomma, le grandi società che sono quelle che portano il nome della Sardegna nel mondo, quindi il grande spettacolo, la competizione, ma anche le associazioni sportive, le tante società sportive che portano lo sport sui territori. Che cosa è stato fatto in questo senso? Allora, io sono anche l'assessore del Cagliari Calcio e della Dinamo. Esatto. Anche, ma sono soprattutto l'assessore di tutto quello che c'è intorno. Dopo non vuol dire che sia meno importante, vuol dire che sempre nel 2019 noi avevamo un bilancio di 14 milioni di euro per tutto quello che era lo sport e in particolare per il calcio, per la pallacanestro,
per il tennis e per la pallavolo. Che sono gli sport più 70% praticati, vuol dire. Gli altri erano zero. Andiamo alla fine e poi parliamo del mezzo. Ora, mentre parliamo, il bilancio è di 38 milioni di euro, quindi qualcosa si è fatto, tutto per le società dilettantistiche, per le ASD, dal ping pong alle bocce, alla terza categoria, tutti hanno un contributo che può servire solo a pagare la luce della sede, però ce l'hanno. Ma sai perché ce l'hanno? Perché io e tutta la giunta abbiamo riconosciuto la valenza dello sport non solo come attività fisica, ma come attività inclusiva, come attività che distoglie i ragazzi da altre abitudini poco raccomandabili, come attività dove impari a cadere e rialzarti, impari a fare gioco di squadra, impari a soffrire, a fare sacrifici se ti vuoi allenare per vincere, per essere più bravo. Quindi quello sport è la palestra della vita, come tutti noi dobbiamo sacrificarci per studiare se vogliamo arrivare avanti. Lo sport è, e poi sa cos'è? Che quando ci mettiamo una tuta o i calzoncini siamo tutti uguali. Tutti diventiamo sportivi. Quindi sì. Non c'è una cosa più inclusiva dove tutti sono uguali, tutti giocano e tutti sono amici. E questo è un valore che ha solo lo sport. Non esiste nulla che ci faccia sentire uguali. Non perché, per carità, ci siano grandi differenze di censo, però quella è proprio la dimostrazione di amicizia, sudare assieme, giocare assieme, andare a mangiarti la pizza, mangiarti un panino, cambiarti la gioia di fare un gol, di fare una schiacciata o di vincere un torneo. Quelle sono cose insostituibili che poi vengono una volta sola nella vita. Sì, quindi sì. Io di questo ne sono fiero, di aver triplicato i finanziamenti, me l'hanno riconosciuto tutte le società, perché è stata la prima conferenza regionale dello sport dove tutte le società all'unanimità hanno votato quello che era il mio programma. Di solito c'era qualche correzione, me l'ha detto un vecchio presidente della società di atletica leggera, che è 30 anni presidente, mi ha detto: Andrei, io non l'ho mai visto una conferenza così, perché evidentemente siamo tutti contenti, hai fatto delle leggi. A proposito di inclusione, no? E per questo io, insomma, da ex sportivo, ora sono un po' vecchiotto, però io ho giocato a tennis, a pallacanestro, a pallavolo, a calcio, a bocce, anche se lei non ci crederà. No, ho giocato anch'io a bocce con scarsissimi risultati. Sono stato anche campione regionale allievi, mi portarono anche a fare il campionato nazionale come rappresentante della provincia, mi pagarono anche il viaggio. Aggiungo e chiudo che il 60% dei miei amici li ho conosciuti giocando a pallone, quindi confermo questa cosa qua. Perfetto, siamo in conclusione, ringrazio Andrea Biancareddu, assessore regionale alla pubblica istruzione, sport, cultura, spettacolo, avremo modo poi di parlare anche dello spettacolo, cinema, perché c'è l'aspetto del cinema, però purtroppo abbiamo quel tempo e non possiamo parlare di tutto, ne parleremo magari una prossima volta se ci farà la cortesia di tornare da noi. Ringrazio ovviamente i telespettatori, l'appuntamento con lo speciale TG Live segue ovviamente il palinsesto, rimanete sempre con noi, seguiteci e state attenti insomma per sintonizzarvi per la prossima puntata dello speciale TG Live. Grazie di nuovo a tutti e alla prossima.